È un fiocco rosa il simbolo del calendario di appuntamenti che si terranno a Citerna fino al 30 agosto nell'ambito della prima edizione del Mese Rosa. 4 settimane dedicate alle donne per approfondire la conoscenza sulla loro condizione, ma anche sulle difficoltà quotidiane. Il via al cartellone la scorsa settimana con Virginia Woolf e le donne di Citerna, dove alcune signore del piccolo comune Alto Tiberino si sono cimentati in letture tratte dai testi della scrittrice e con l'inaugurazione della mostra di Alessandro Bacchetta dedicata al fumetto. Il Mese Rosa, proprio per la caratterizzazione importante che assume sin dalla sua prima edizione, è patrocinato dall'ASL 1, dall'Associazione Alto Tevere contro il Cancro, dal gruppo Ama Farfalle, che riunisce donne operate al seno, dall'Associazione Alto Mare, che per tutto il mese accompagneranno l'evolversi degli eventi, tenendo anche dei totem indicativi con raccolta fondi e con materiale conoscitivo. Questa mostra, che è una stanza tutta per tre, è diciamo inserita all'interno della programmazione di E se le donne, che quest'anno appunto si valorizza con diverse proposte anche molto diverse fra di loro: la danza, appunto la mostra grafica, musical e concerti che si protraggono per tutto il corso dell'anno. Ma questa è anche l'occasione per l'inizio del Mese Rosa, che avrà luogo qui a Citerna proprio in agosto. E all'interno di questo mese, identificato proprio come simbolo del rosa, del colore che identifica la donna, ma in particolare anche quelle problematiche verranno affrontate che hanno una particolare valenza sociale. Mi riferisco ovviamente alle problematiche legate alle donne operate al seno. Quindi in questa occasione noi e in questo periodo cercheremo di portare avanti una serie di iniziative che vanno anche a portare al centro dell'attenzione non solo la cultura, ma anche diciamo aspetti della vita delle donne che soffrono, che hanno anche problemi di salute, ma che insieme vogliono cercare di superare questi momenti difficili anche aiutandosi. E mi riferisco in particolare al gruppo delle AMA, le Farfalle, che è diciamo un'articolazione all'interno dell'ACC, l'Associazione Alto Tevere contro il Cancro, che cerca in qualche modo comunque di affrontare le problematiche delle donne da più punti di vista.